Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Quarzo e oggi vi voglio parlare degli incantesimi dell'evocatore. Vi dirò tutto quello che c'è da sapere sugli incantesimi dell'evocatore di League of Legends. Ieri abbiamo parlato delle rune, sto facendo molti video per chi inizia a giocare a League e quindi questo mi sembrava un video che dovevo assolutamente fare. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche, così da non rimanere mai indietro sui video che pubblico, che sono appunto guide per League of Legends, TFT e Legends of Runeterra, che uscirà il 30 aprile. Quindi insomma ci stiamo avvicinando. Oltre a questo vi vorrei dire che stasera su Twitch dalle 21 alle 23 ci sarà la terza parte, l'ultima partita della fase eliminatoria del torneo che faccio. Quindi venitemi a seguire su Twitch, streamo tutti i martedì e venerdì dalle 21 alle 23. Eccezionalmente per il torneo ho inserito anche una nuova live per questa sera dalle 21 alle 23, quindi vi aspetto anche su Twitch. Adesso iniziamo un po' a vedere cosa fanno gli incantesimi dell'evocatore. Allora, vi dirò se sono incantesimi offensivi o difensivi, o se sono incantesimi di utility. Ci sono queste tre categorie: incantesimi offensivi, incantesimi difensivi, incantesimi di utility. Vi dirò poi con quali campioni in generale è meglio utilizzare questi, ogni singolo incantesimo dell'evocatore, e vi dirò ovviamente cosa fa ogni singolo incantesimo. Iniziamo partendo dal primo incantesimo che vi viene proposto, che è guarigione. Appena cliccherò vedrete un'animazione che è appunto l'animazione dell'incantesimo dell'evocatore, che è questa. Semplice. Quello che succede è, cliccando il pulsante corrispondente a guarigione, voi ripristinate il 90, da 90 a 345 salute in base al livello del campione. Più alto il livello, più è alta la salute che ripristinate utilizzando guarigione, e conferisce il 30% di velocità di movimento per un secondo a te e al campione alleato bersagliato. Perché se voi utilizzate questa abilità vicino ad un vostro alleato, come avete visto fare adesso, guardate, anche l'alleato, vedete, si illumina di verde, quindi anche l'alleato viene un po' curato e oltretutto ha la velocità di movimento. L'effetto è dimezzato per le unità che sono state appena bersaglio dell'incantesimo dell'evocatore guarigione. Quindi se voi siete per esempio Jinx e Thresh, questi due campioni qua, e tutti e due state usando guarigione, se usa Jinx guarigione e poi subito dopo Thresh guarigione, l'effetto è dimezzato della seconda guarigione, ok? Quindi guarigione serve per recuperare vita e perciò è un incantesimo difensivo e che viene utilizzato nel 90% dei casi dagli AD carry, ok? Che sono quei campioni ranged, quindi che attaccano dalla distanza e che si utilizzano in bot lane, di solito in coppia con un supporto, come in questo caso, in questo video dimostrazione c'è Thresh. 90% dei casi si utilizzano con questi campioni. A volte lo potrete vedere mid lane, ma questi sono veramente pick molto molto rari. Prendere guarigione in mid lane è molto raro. Molto più probabile che lo trovate in bot, anzi sicuro che lo trovate in bot lane sull'ADC, 99%. Poi spettralità. Ora vediamo l'animazione. Spettralità attiva. E come vedete, sostanzialmente spettralità vi dà velocità di movimento. Il tuo campione ignora le collisioni, quindi significa che se ci sono dei minion, voi passate in mezzo ai minion senza venire fermati da loro, ok? Quindi ignorate le collisioni e ottenete velocità di movimento per 10 secondi. Questa velocità di movimento varia ed è ovviamente in base al livello del campione. A livello 1 è 28, a livello 18 è 45%. E ok, quindi questa è un'abilità, un incantesimo dell'evocatore ovviamente di utility, vi dà utilità, aumenta la vostra velocità di movimento, lo potete utilizzare per scappare ma anche per inseguire l'avversario volendo, e si utilizza specialmente su quei champ che hanno bisogno di rimanere vicini agli avversari. Per esempio Darius potrebbe essere uno di questi champ, Garen, Singed, come vedete qua, questi sono i champ che lo utilizzano di più. E si potrebbe utilizzare anche, che ne so, su Rammus, su Hecarim. Si vede un po' in giro, non è una runa molto rara, però non è nemmeno una delle più piccate. Le più piccate sono sicuramente guarigione, ustione, flash e teletrasporto, che adesso comunque vedremo. Ci abbiamo poi barriera, che è ovviamente, come vedete, un incantesimo difensivo.
Questa è la barriera che vi difende dai danni, sostanzialmente. Protegge il tuo campione per 115-455 danni, in base al livello del campione, per 2 secondi. Questo significa che se l'avversario fa più di 115-455 danni al tuo campione, lo scudo ovviamente viene eliminato e comincia a fare danno alla tua vita, ok? Stessa cosa se voi la utilizzate in una situazione magari non adatta, magari la utilizzate troppo prima, vi scompare la barriera perché dura 2 secondi e poi il campione avversario riesce a farvi tanti danni, ok? Quindi dovete utilizzarla nel momento giusto. Su chi si usa? Si usa specialmente nei mid laner che fanno un po' fatica a sopravvivere in early game o contro gli assassini. Per esempio Vel'Koz barriera la può utilizzare, stessa cosa per Xerath, tutti quei maghi molto immobili da controllo che ci sono in mid lane, ok? Principalmente viene utilizzata con quelli. Poi ci sono alcune ovviamente eccezioni, ma nella maggior parte dei casi viene utilizzata con quei campioni. Adesso passiamo allo sfinimento. Come vedete qua sotto c'è anche scritto livello dell'evocatore. Intanto vediamo l'animazione. Sfinimento, come vedete, rallenta il bersaglio e diminuisce i suoi danni, i danni che fa. Vi dicevo che qua sotto vedete il livello dell'evocatore. Guarigione e spettralità ce l'avete dal livello 1. Poi avanzando di livello potete ottenere altre abilità. Infatti a livello 4 c'avete la barriera, a livello 4 vi viene sempre dato lo sfinimento. Sfinimento cosa fa? Come vi ho detto, sfinisce un campione nemico bersaglio riducendone la velocità di movimento del 30% e i danni inflitti del 40% per 3 secondi, ok? La velocità di movimento del 30% è abbastanza, vi consente di rimanere molto attaccato a lui, e i danni inflitti del 40% pure è tanto. Questa è una summoner spell che si può utilizzare, un incantesimo evocatore che si può utilizzare sia in maniera offensiva che in maniera difensiva. Potete utilizzarlo in maniera difensiva per scappare da un nemico che vi sta per uccidere e ridurre il danno che vi fa, in maniera offensiva per ridurre il danno che fa e avvicinarvi a lui, ok? Quindi è una incantesimo evocatore molto particolare. Come vedete, ogni incantesimo evocatore ha una ricarica. Ogni volta che lo utilizzate, questo ha una ricarica di 210. La barriera di 180, quindi di meno. Spettralità di 180, quindi di meno. Guarigione di 240, quindi di più. Ora, prima di andare a chiarezza e marchio, che sono degli incantesimi evocatori che vengono utilizzati principalmente in Aram, passiamo, che è una modalità diversa di gioco, non è la modalità principale, passiamo a tutti gli altri, poi torneremo a chiarezza e marchio che sono particolari. Sfinimento da chi viene utilizzato? Comunque viene utilizzato dai supporti, ma anche dai mid laner. È un incantesimo evocatore abbastanza versatile perché, come vedete, vi dà qualcosa che è utile in qualsiasi lane sostanzialmente, ma principalmente lo vedrete addosso a supporti e a mid laner che hanno contro un matchup magari particolarmente aggressivo. Flash. Il flash è l'incantesimo evocatore più utilizzato. Il 90% dei campioni utilizza flash. E cosa fa? Teletrasporta il tuo campione per una breve distanza verso il punto indicato dal cursore. Guardate. Facile facile. Questo vi serve ovviamente per scappare, per ingaggiare invece un fight, per attraversare un muro, serve veramente a mille cose. Potete fare anche tante combo con i vostri campioni con flash, per esempio se fate flash Q con Aatrox riuscite ad allungare il range della vostra Q, eccetera eccetera. Ci sono veramente un miliardo di combo con flash. È la summoner spell più usata di tutte e dovreste averla praticamente con quasi tutti i campioni. Ci sono 3, 4, 5 campioni al massimo che non la utilizzano, ma è una summoner spell molto molto forte, perché appunto vi consente di scappare, di ripararvi, di utilizzare una combo particolare con il vostro campione, di andare invece ad inseguire il campione nemico. Quindi potete fare veramente mille cose con il flash, ed è una runa che vi dà utility più che altro, perché ovviamente vi teletrasporta da una parte all'altra. Il teletrasporto, vediamo intanto com'è. E dopo 4 secondi di canalizzazione, quindi dovete aspettare 4 secondi e potete venire interrotti se un nemico utilizza un controllo forte su di voi, quindi uno sbalzo in aria,
non un rallentamento, uno stordimento, un'immobilizzazione, eccetera, eccetera, vi interrompe la canalizzazione e quindi non potete usare il teletrasporto, ok? Dovete stare attento a questa cosa. Dopo 4 secondi di canalizzazione, teletrasporta il campione verso una struttura, quindi una torre, un minion o un lume alleati. Quindi voi potete utilizzarlo su lumi, torri e minion alleati, ok? E fornisce un aumento di velocità di movimento. Appena finite di utilizzarlo, cioè appena arrivate a destinazione, vi viene data una grossa velocità di movimento, ok? Che decresce nel tempo. Il tempo di ricarica di teletrasporto cresce da 420 a 240 secondi in base al livello del campione. Decresce da 420 a 240 secondi in base al livello del campione. Quindi in early game avrà un cooldown molto molto lungo. 420 secondi sono 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, sono 7 minuti. Ha un cooldown più corto, ovviamente, più va avanti il gioco. È una runa, un incantesimo d'evocatore, ovviamente, di utility, quindi vi dà semplicemente utilità, non è offensivo, non è difensivo, ma è molto strategico e potete utilizzarlo, per esempio, per raggiungere il vostro team mentre state facendo split pushing. Se non sapete cosa è lo split pushing, vi metto un video in cui ve ne parlo in descrizione. Vi permette di unirvi al vostro team se il vostro team sta facendo il drago, per esempio, e viene attaccato dal team nemico. Vi permette di split pushare, ok? Queste sono le cose che potete fare col teletrasporto, di tornare in lane anche dopo che venite uccisi magari, o dopo che uccidete il laner avversario e volete tornare in lane molto velocemente. Questo viene utilizzata molto e viene utilizzata principalmente dai top laner, cioè quelli che giocano nella corsia superiore, e da i mid laner più svantaggiati nella parte iniziale della partita, quelli che quindi soffrirebbero un po' la lane, tipo per esempio Kassadin utilizza il teletrasporto. E ok, teletrasporto detto, e adesso andiamo a parlare della punizione. Adesso la vediamo. Vedete che Amumu, il jungler, sta utilizzando punizione su un mostro della giungla. Questo è perché voi potete utilizzarla praticamente sui mostri, viene utilizzata nel 90% dei casi sui mostri della giungla. È un incantesimo l'evocatore diverso dagli altri, perché punizione vi consente di avere accesso agli item, agli oggetti da jungler, ok? Se volete una guida sugli oggetti, io vi metto in descrizione la guida sugli oggetti che ho già fatto, cioè è divisa in due parti, una in cui vi spiego come scegliere gli oggetti da comprare e un'altra invece in cui vi spiego oggetto per oggetto quello che qualsiasi oggetto fa, ok? Vi dicevo che vi dà accesso, punizione vi dà accesso agli oggetti da giungla, ok? Cioè questi oggetti qua, scusate, adesso ve li faccio vedere. Questi oggetti qui, quelli da giungla, ovvero il macete del cacciatore, il talismano del cacciatore, che diventano lama del cacciatore o sciabola del soldato, e che sono item, oggetti, che vengono utilizzati per pulire la giungla. Perché? Perché, poi vi spiego perché, questi oggetti potete comprarli solo se avete punizione. Ok? Solo se avete punizione, perché ovviamente non ha senso e è un po' sarebbe un po' difficile da gestire dare la possibilità di acquistare i talismani e il macete a tutti, ok? Ovviamente se lo prende uno che gioca mid lane, poi può andare in giungla e a pulire i campi molto efficacemente, perché questi vi danno hanno delle caratteristiche precise. Per esempio, il macete del cacciatore vi dà il 10% di rubavita contro i mostri, e gli attacchi base contro i mostri infliggono 35 danni sul colpo. Capite bene che se voi date un item del genere a un mid laner o un top laner, questi possono andare in giungla e farmare anche dalla giungla, sarebbe un po' un casino, e quindi hanno deciso di darli solo a chi ha punizione, ok? Anche il talismano del cacciatore, la stessa cosa, solo chi ha punizione può utilizzarlo. Quindi sono item e questi oggetti, sono item e invece questo è un incantesimo, che vengono ridati esclusivamente ai jungler, ok? E praticamente possono prenderli solo quelli che giocano giungla. Quindi vi dico questo perché effettivamente solo il jungler, qualsiasi esso sia, può prendere punizione, e anzi deve prendere punizione. Se uno gioca in giungla e non ha punizione,
ha sbagliato qualcosa, perché punizione, guardate cosa fa, vi consente di infliggere 300, da 390 a 1000 danni puri al minion o al mostro bersaglio, epico, grande o medio. In più ripristina salute in base alla salute massima se usato contro i mostri. Quindi se voi siete un jungler, giocate in giungla, è molto utile avere smite, la punizione, perché vi consente di fare tanti tanti danni ai mostri e di recuperare tanta salute, ok? In questo modo riuscite a gestire meglio la vostra clear e il vostro farming. Quindi è fondamentale per i jungler. Praticamente se non lo prendete e state giocando in giungla, state trollando, e quindi non c'è un campione specifico che può utilizzarlo, ok? Ed è ovviamente un incantesimo evocatore di pura utility. Poi se lo combinate con determinati oggetti, che ora vi faccio vedere velocemente, per esempio con questo, vedete che questo è... Scusate, non mi fa leggere l'incantesimo. Ok, la gemma del colosso cinereo, vabbè, mettiamo questa. Abilità passiva unica, immolazione. Durante il... Aspettate. Praticamente in questo, se voi avete o questa, quindi la gemma del colosso, o... cioè qualsiasi item che viene buildato da la sciabola o da quest'altra, voi potete utilizzare la punizione anche sui nemici. Se utilizzate la punizione sui nemici con l'oggetto da giungla rosso, riducete i danni che i nemici fanno a voi e aumentate i danni che voi fate a loro. Se utilizzate la punizione sui nemici mentre avete l'item da giungla blu, invece rubate della velocità di movimento ai nemici, ok? Ai campioni nemici, questa è la cosa importante. Praticamente punizione con gli item da giungla vi consente di utilizzare la punizione anche sui campioni, e ogni volta che la utilizzate su un campione, a seconda dell'item da giungla che avete, avrete un effetto diverso. Quindi il rosso diminuisce i danni che subite e aumenta i danni che fate, il blu praticamente ruba della velocità di movimento al campione nemico, ok? Questo velocemente per spiegarvi cosa fa punizione. Ora, purificazione, adesso lo vedete, l'ha appena usata. Praticamente vi rimuove tutti i controlli, ovvero tutti gli impedimenti che il vostro campione ha. Rimuove tutti gli impedimenti, soppressioni, lanci e lanci in aria esclusi, quindi la R di Warwick, per esempio, che è una soppressione, non ve la rimuove. Lanci in aria, come per esempio la Q di Aatrox, non ve lo rimuove, ok? Però rimuove tutti gli altri impedimenti e tutti i debuff degli incantesimi dell'evocatore che affliggono il tuo campione, e abbassa la durata di tutti gli impedimenti successivi del 65% per 3 secondi. Quindi, se state giocando contro un team che ha molto crowd control, che ha molti, per esempio, stordimenti, immobilizzazioni, silenzi, sonno, eccetera, eccetera, utilizzare purificazione può essere utile. Purificazione, un incantesimo, viene utilizzato abbastanza poco. Di solito si utilizza in mid lane, in bot lane, l'ADC o il mid laner di solito lo utilizzano, ma è veramente un incantesimo che non si utilizza tanto tanto, ok? Solo in dei matchup particolari. Ustione invece è una runa che si utilizza molto. Ovviamente purificazione, raga, è una runa, manco a dirlo, di utility, perché vi consente di liberarvi dagli impedimenti, mentre ustione è una runa completamente offensiva. Date fuoco al campione nemico, vedete? Date fuoco e fate dei danni. Da fuoco al campione nemico bersaglio, infliggendo da 70 a 410 danni puri, quindi che non possono essere ridotti da armature o da resistenze magiche, in 5 secondi. Fornisce visione del bersaglio, quindi anche se il bersaglio andrà in un cespuglio, noi lo vedremo, ok? E ne riduce gli effetti curativi per tutta la durata dell'effetto. Quindi se noi utilizziamo ustione su un bersaglio che ha una pozione che sta andando, oppure ha tanto rubavita, oppure ha una cura, un'abilità che cura e la sta utilizzando, riduciamo gli effetti di quella cura e in più gli facciamo dei danni puri, ok? È un incantesimo che viene usato veramente tanto 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 in top lane, viene utilizzato in mid lane,
A volte, raramente in giungla, perché la giungla ovviamente ci abbiamo l'obbligo di prendere punizione e quasi l'obbligo di prendere flash, non proprio l'obbligo, ma di solito i jungler hanno tutti punizione e flash. A volte comunque si usa anche in giungla, sicuramente si usa in mid lane, si usa in bot lane, specialmente i supporti. Ovviamente l'AD carry non lo utilizza, ma il supporto invece molto spesso ce l'ha. Ok, questi sono tutti gli incantesimi e l'evocatore. Credo di essere stato abbastanza chiaro, fatemi sapere se effettivamente lo sono stato. Vi ringrazio per essere stati con me anche per questo video. Vi ricordo che questa sera dalle 21 alle 23 mi trovate su Twitch live con il torneo, che sta veramente diventando una figata. Non vedo l'ora di fare i prossimi, perché così do l'opportunità effettivamente a tutti di partecipare. Molti non sono riusciti a partecipare a questo, ma se entrate nel mio Discord sicuramente riuscirete a trovarvi un team, se non ce l'avete ancora, perché c'è una proprio cerco team in cui potete trovare il team e prepararvi per il prossimo torneo, che sarà fra qualche settimana. Vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video.